Vediamo ragazzi se facciamo una un carp run in diretta. Canna centrale, guardate, sta mangiando. Vediamo. Mi sa che c'è. Forse ci siamo, quindi regolo un po' l'inquadratura, ragazzi, e vado a vedere cosa si cela dietro questa partenza. Non so se l'inquadratura è giusta, ma vado. Okay, arrivo. Max? Sì, la sento. Ottimo. La sento. Ragazzi, diciamo che la giornata di oggi è un po' particolare. Adesso Christian dopo ve la spiega, perché è da una settimana che progettiamo sta giornata e ieri abbiamo rischiato di saltarla, quindi adesso Christian vi spiegherà. Intanto tiriamo fuori un altro pezzo. Ragazzi, oggi le catture di certo non mancano e vediamo se riesco, ma anche questa, guardate che belle. Volevamo un attimo raccontarvi retroscena di questa giornata, perché è da una settimana che la stiamo programmando, ma ogni giorno tramite tutte le applicazioni possibili e immaginabili del meteo dava un tempo veramente brutto. Esatto, pioggia costante, meteo con fulmine, saette, quindi diciamo che per farla breve, fino a ieri sera sta sessione era campata in aria ancora, perché se non fosse stato perché Christian all'ultimo ha detto: Max, andiamo, ciappiamo l'acqua. La sessione era programmata qui. Poi per il tempo avevamo deciso di non venire. Ieri siamo venuti a fare un piccolo sopralluogo. Anzi, con l'occasione salutiamo chi ragazzi abbiamo visto ieri. Ciao ragazzi. E diciamo che il sopralluogo ci ha un po' detto, ci ha aiutato, un po' accelerati, cioè, nel senso di dire ok, dai, veniamo. Però poi, ripeto, dava veramente brutto, quindi eravamo un po' entrati nell'ottica di abbandonare l'idea di venire a pescare qui, di andare nel nostro canale. Canale che poi ieri sera sono andato a vederlo e l'acqua era marrone e... Sì, improponibile. Allora, acqua dovevamo prendere da una parte all'altra, abbiamo detto ok, veniamo a Cesena. Siamo, quindi abbiamo deciso in ultima di venire qui a Cesena. Siamo in un lago che non conosciamo, perché è il lago prima volta che veniamo qui. E caspita, siamo venuti con le nostre palline, come già detto, e un po' di pastura con un po' di mais, eccetera. Quindi sì, neanche tanto, anche perché i sacchettini di pellet neanche stiamo fatti. Lanciando a ridosso dei canneti, spombiamo ad ogni carpa che prendiamo, non molto, un paio di spombate circa per canna per riavvivare, non di lo più spot. E peschiamo veramente, non dico a ridosso, ma insomma un metro due, insomma più o meno a distanza. Sì. E per ora siamo contenti, perché si sta regalando veramente di una delle più belle sessioni, credo, dei bei pesci, ci stiamo veramente divertendo. Sì, ecco, non è che stiamo alzando pesci da 20 kg. Ma gli Amur, ragazzi, sono bellissimi. Credetemi che queste carpe che avete visto tirano come dannate. Per chi ci pesca qui, li conosce, magari dirà che... Però per noi, che è la prima volta che veniamo in questo lago... E gli Amur non è che ne abbiamo fatti chissà quanti nella quindi, nostra vita, quindi veramente belli. Poi è arrivato una specchi. Due specchi. Mi sembra due o tre due regine. Non sono grandi, perché non sono grandissime. Però ragazzi, puro cattive come qui mai viste, sono, hanno una forza incredibile. Carpe da 6 kg, hanno una forza tremenda. La cosa mi fa pensare che qui comunque vuol dire che sono in salute. Beh sì, perché per avere questa forza vuol dire che mangiano, stanno bene, poi le avete viste, quindi sono veramente belle anche gli Amur. Sì. Quindi niente, per ora diciamo siamo contenti, speriamo che il tempo regga ancora un paio d'ore, sì, perché esatto. Noi comunque per le 13 andiamo via, quindi non tentiamo la... No, anche perché poi è previsto veramente tanta acqua, quindi inutile prenderla. Non vogliamo esagerare e dire stiamo di più, ci accontentiamo di quello che abbiamo preso, che tanto di cappello ragazzi, se fossero così tutte le sessioni. Sì. Quindi niente, per ora la sessione procede e speriamo di rivederci poi con un altro bel pesce in mano, sto generico perché non so se sia una carpa o un Amur, quindi a tra poco. Posto magnifico. Allora, un attimo che vi incastro qua sul cavalletto, ragazzi. Sai cosa ti dico? Qui c'è anche il doppio innesco, Massimo. Doppio innesco? Sì. Oddio, grande. Allora ragazzi, portate pazienza che inquadro.
e vado ad aiutare Cree, perché purtroppo con le canne così strette. Cree, mi sei sopra? Sì. No. Sì, sì. Sulla blu. Aspetta, la canna qua. Sai che sono uscito? L'altra carpetta. La specchia Arzilla. Ah, che bella. Che bella, Cree. Oh, ma che roba. Sono piccole, ma vi garantisco che tirano. Eccolo qua, ragazzi. Questo è l'innesco usato. La riconoscete quella gialla? Allora, teniamo la carpa in acqua. Tira gli algodini però. Bene, ragazzi, sarà difficile, ma ci proviamo. E ci laviamo? Vabbè, dai, ci sta oggi. Cree, io questa la rilascio. Vediamo se riesco, perché noi teniamo sempre abbastanza acqua dentro. Eccolo qua, ragazzi. Niente, via. Visto, l'avete visto? Che bello, ragazzi, ossigeniamolo bene. E questo c'è nada da ossigenarsi. Guarda che roba. Questa si è slamata, peccato, però era solamente per farvi vedere. Abbiamo preferito tenerla sta parte, perché guardate il pod di Christian, non ha neanche una canna sopra. Sono tutte da rifare, perché sono partite tutte e tre in 5 minuti. Spettacolo. Vediamo se c'è qualcosa, ma sembrerebbe di sì. Andava e veniva. No, Cree? Perché la canna l'ho vista piegata, eh. Guarda che anche prima sembrava che non ci fosse, invece alla fine è iniziato a pesare. Oddio. Ti vedo faticare comunque. Perché sta venendo un asso di me allora. Può essere? Sì. C'è? Sì. Ok, ragazzi, vado a dare una mano a Christian, voi restate incollati allo schermo e se volete un bel like, grazie. Eccoci qua ancora. Ragazzi, altra carpa. Guardate, sul 20, boilers del 20 mangiano ste carpette. Che belle! Questa, via! Ecco, ragazzi, un'altra bella regina. Oh, che bella, Cree! Ci è venuta a trovare. Che bella! Questa picchia! Picchia? Ho sentito appena cattiva già. Allora, speriamo che siano altri specchi. Attimo, ragazzi, cerco di mettere... Non so dove metterlo oggi. Videocamera. Scusatemi un attimo di trambusto, ma... Sì, questa sì. La sento pesante. Bene. Non vorrei parlare troppo presto, ma... Ok, ragazzi. Dovremmo esserci. Mi sta farà cacao più qui qua. Ci sono. La sento molto pesante, sì. E tante le belle testate. Carpa. Presumibilmente sì, ma non vorrei che sia un amor di peso questo, perché parolone, ma l'importante sì. Che contano. Vediamo se riusciamo ad aumentare la taglia. Se ti devo tirare sulle canne,
bella, bella, bella. La sentivo più pesante delle altre. Cavolo, che bella, ragazzi! Abbiamo aumentato un po' la taglia. Sì. Quasi fatica, eh? Non me l'aspettavo. Ok, ragazzi. Questa avevo ragione di dire che tirava, perché guardate che roba, le carpe di Cesena, veramente un bel esemplare questo. Anche questa, ragazzi, vi facciamo vedere il rilascio. Perché quando merita, merita. Riossigeniamo un attimo, che ha fatto un bel combattimento questa. Ok, quando è pronta ci lascia. Ciao! Cri, com'è? Date estate, quindi presumo sia una carpa. Benissimo. Arrivano vicino, si arrabbiano. Allora, acqua ne abbiamo qua. Dai, qua. Meno male che ho messo gli stivali, ragazzi. Ok. Ossigenalo bene. Massaggino al pancino. Allora, come si muoveva pareva molto pronto. Scusate, non riusciamo a riprendere bene le partenze, ma vi facciamo vedere tutto il resto. Mi allontano un po', così riesco a farvi vedere tutto. Ho lasciato la cara da spombo in mezzo, Marone. Arrivo, sì, perché Max stava rinfrescando, cercando di ripasturare un pochino dopo la burra, ma non ho avuto tempo. Allora vado ad aiutarlo. Sì, ho come l'impressione che stiamo alzando un po' la taglia. Magari mi sbaglio. Magari. Ma ultimamente stanno uscendo cose carine. Magari. Cosa sei? Ah. Ma gli amur stanno crescendo, perché siamo partiti comunque non da taglie indifferenti, perché comunque già i primi erano comunque belli, importanti. Già quello di prima era diverso. Ah, prima ho detto che dalla coda sembrava un amur e non era vero. Adesso dalla coda mi è sembrata una carpa, perché è gialla, però. Allora, diciamo che ci siamo sbagliati comunque, perché potevamo mettere anche i pod diversamente. Diversamente. No. No. Niente. Ragazzi, è andata sotto riva. Con tutti questi fili succede. Ci sta però, ci sta. Ah, come potete vedere, Cri ha appena caricato lo spomb e si sta preparando per dare una bella spombata come si deve. We'll be right back.
la pop-up alla crema. Se la da un pezzo in acqua, vediamo che cosa ci fa uscire. Ok. Prima tu sulla pop-up alla crema. Ridotti sozzi al paltano proprio, ma no, portala qua, portala. Pop-up alla crema ci regala una carpeggia. Eccola qua ragazzi, l'altra carpettina è venuta a trovarci, sempre piacevole, e sulla pop-upina alla crema che sono tornati in voga. Andiamo a rilasciarla, Cri? Quanto è importante però l'utilizzo di una sacca per poterle rilasciare in sicurezza qui, eh? Bisogna. Sembra di no, però se non hai la sacca, dalla culla all'acqua potrebbe caderti, quindi... Allora, ragazzi, siamo praticamente... giunti al termine. Esatto, si può dire così. Una sessione da incorniciare, come ho già detto, piena di emozioni, a tratti è stata anche quasi faticosa, passami il termine, Cri, perché non riuscivamo a stare dietro alle canne. No, infatti. E però piacevole, era esatto. Da un pezzo che non avevamo una sessione così importante. Sì, come avete visto nel primo video, in questo video qui, le catture ci sono state. Ripeto, abbiamo sfidato un po' la sorte nel tempo, quindi sì, è andata bene. Capita rare volte, questa volta per fortuna è andata bene. E siamo venuti in un posto, in un lago più che altro di Laghi Cesena, che non conoscevamo, quindi prima volta in questo lago. Fatto strike. Abbiamo fatto una bella sessione. Noi bella sessione, non intendiamo carpe da 30 kg, intendiamo la molte quantità. Carpe. Teniamo la quantità e poi la qualità, perché le avete viste, sono tutte quante belle carpe. Anche Amur. Anche gli Amur comunque sono, sì, non erano differenti di Amur, erano comunque di bella stazza. Sì, 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 sì. Ripeto, siamo molto contenti, abbiamo fatto una bella sessione, che ci siamo divertiti. Era la vera prima propria sessione dell'anno, perché così tanto tempo in pesca non siamo mai stati. Quindi da sei ore per noi sono tantissime. Esatto, quindi avendo anche poca fortuna di avere appunto del tempo, per quello abbiamo un po' tentato la sorte oggi, perché abbiamo detto no, non è giusto, quindi bisogna in qualche maniera andare a pescare. Sì, sì. Quindi ragazzi, ora siamo alla fine, quindi adesso metteremo via tutta la roba e prima che venga giù acqua, perché comunque le nuvole ci sono. Piove, deve piovere, non sappiamo quando, quindi onde evitare appunto, come si può dire, di ciaparne tanta, ma tanta. Preferiamo ritirarci un po' prima. Consiglio, ma ci ritiriamo... consiglio che diamo comunque a tutti, non ne vale la pena per 4 ore in più prendere il temporale o cose, quindi ci accontentiamo. Esatto. Soddisfattissimi, ma tanto tanto tanto, per vari motivi. E abbiamo imparato anche oggi qualcosina, quindi veramente soddisfatti, Cri. Sì, sono d'accordo. Speriamo che anche i nostri amici siano rimasti soddisfatti del video. Come al solito, se avete consigli, se qualcuno di voi ha degli accorgimenti, ha delle tecniche che magari desidera, basta che come al solito ci iscriviate nei vari social oppure nei commenti di questo video. Quindi come al solito continuate come state facendo, perché anche lì la community si sta sempre più allargando. Ora avete visto che abbiamo anche
la community. Ecco, bravo Cri, bravo, bravo. Quindi, importante, fermi tutti, non skippate. Cri, allora, vai. Abbiamo, come non so se qualcuno di voi ha notato, quando entrate nel nostro canale, in alto dove scegliete home, video, playlist, eccetera, c'è anche adesso un tasto che si chiama community. Come già abbiamo fatto, e il video lo caricheremo nei giorni a venire, perché abbiamo visto che comunque c'è stata una prevalenza per la cassettina nuova. Esatto. Quindi, aspetta, spiega però. Abbiamo fatto un sondaggio sulla community. Stavo dicendo che appunto in questa community qui voi vedrete dei sondaggi, quindi sfrutteremo questa cosa qui per capire un po' cosa volete un po' vedere, cosa preferite, e soprattutto sarà anche un modo per annunciarvi magari di un qualcosa, di un evento, di un video, di una qualsiasi live, cosa appunto che avremo il programma di fare nei giorni a venire. C'è una piccola nota però da fare, da precisare, sì. non c'è un avviso, purtroppo non c'è un avviso, non c'è un segnale, quindi quando noi faremo un post o faremo un sondaggio non abbiamo modo di... Sì, non vi arriva la notifica, quindi diciamo che ogni volta che ogni noi carichiamo... Ogni tanto aprite il canale, date un'occhiata. Esatto, magari vi guardate un video o... Andate sulla community e vedete se abbiamo pubblicato qualcosa. In questo momento c'è un post pubblicato, un sondaggio, come ha detto Christian. Quindi chi ancora non avesse risposto al sondaggio, si affretti a farlo, perché poi appunto in base a quello che sarà il risultato, Cri, andremo a fare il video. Io però voglio lanciare solo l'ultima cosa. Se vi è piaciuto il video e vorreste rivederci qua in questo lago, in questo spot, o magari in un'altra postazione, esatto, ci ritorniamo se arriviamo a 200 like. Dai, fattibile, siamo in 1000, a meno 200 like e torneremo su questo meraviglioso posto. Basta. Come al solito ragazzi, i nostri social li conoscete. E niente, noi come al solito vi auguriamo tante belle cose e ci si vede nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.